potete anche voi approfittare della presenza di Mattia per fare delle domande sul film, quindi se volete alzate la mano, c'è un microfono che può passare nel pubblico per farvi prendere la parola. Intanto cominciamo noi. La prima cosa che volevo chiedere a Mattia è: questo film ci offre un ritratto molto preciso, molto crudo dell'esercito, di alcune dinamiche malate. Volevo chiederti se c'è un lavoro di ricerca, magari anche di inchiesta, se ha potuto raccogliere in prima persona delle testimonianze di alcuni soldati. Oui, j'ai fait de longues recherches. Je ne suis pas militaire, mais j'ai fait de longues recherches pour le documenter pour le film. Allora, io sì, ho fatto una lunga ricerca, io non sono militare, ma ho fatto una grossa ricerca per documentare i film. Et ça, ça a été un premier moment pour entrer dans le voyage qu'a été le film après, pour s'embarquer avec des personnages et des problématiques assez françaises, finalement, avec le problème de l'immigration, de l'origine maghrébine pour un des personnages, et pour mon personnage principal, de trouver un cadre et une famille au sein de l'armée. Allora, questa ricerca che io ho fatto è stato un primo passo per poi entrare dentro a questa avventura molto più complessa di andare a parlare anche di problemi molto francesi come l'immigrazione, e quindi insomma era l'esercito era anche un posto per trovare una famiglia ai miei personaggi che avete visto. Ce qui m'intéressait avec le soldat, c'est surtout de parler de fraternité, de famille. De la souffrance des hommes en général et surtout de la fraternité, du besoin de d'aimer presque plutôt que d'être aimé. Voilà. Et encore une fois, c'est émouvant pour moi d'être dans une ville comme Bergame, qui est une ville meurtrie, qui a beaucoup souffert, et que c'est un film qui veut croire encore au partage et à la fraternité et au collectif. Quello che mi interessava di più di tutto era fare un film sulla fratellanza e quindi sulla fare vedere la necessità di poter condividere le proprie sofferenze, i propri bisogni con qualcuno, il bisogno soprattutto di amare ancora di più che di essere amati. E devo dire che in questo caso il fatto di essere a Bergamo, che oltretutto è una città che ha molto sofferto negli ultimi anni, e mi tocca moltissimo perché mi dà questa forza di credere ancora nella di condividere le cose insieme. Volevo parlare di un aspetto legato al genere che ho trovato in questo film. Sembrando a un certo punto il film di Riverso il Polaro, non solo, ci sia un lavoro nei confronti dei generi cinematografici. Volevo sapere un po' di questo lavoro, come manipolare per raccontare un conflitto intorno alla guerra. En fait, j'avais envie d'un film très tendu, donc d'un film noir. Je utilise plutôt le terme de film noir que le polar. Donc, dans une première intrigue, une première couche autour de l'opium, et que cette intrigue-là, qui pouvait tendre le récit, me permettait, dans des respirations, de parler de ce que j'avais vraiment au cœur, ce qui m'importait, c'est l'amour, le partage, l'amitié, enfin, la mort des amitiés, toute cette thématique, c'est-à-dire le cœur du film qui est la quête affective des personnages. Ce qui fait effectivement un film noir, mais très sentimental. Allora sì, effettivamente sono partito da un'idea di più, mi viene da dire più un film noir che un polar. Perché volevo un film in cui ci fosse della tensione, quindi il discorso appunto della questione dell'occhio e di tutto quello che appunto si muove nell'esercito da questo punto di vista era per creare questa tensione, però in realtà a me interessava soprattutto mostrare questi sentimenti di amore, di amicizia, di affetto e di condivisione gli uni per gli altri. E la ricerca degli affetti dei miei personaggi, quindi diciamo che è un più che un film noir, ma estremamente sentimentale. È
Ecco, prima dicevo che è una storia molto francese, anche sull'immigrazione. A questo proposito, penso che dall'Italia a volte siamo abituati a pensare alla Francia come un melting pot più riuscito rispetto al nostro. Ma in realtà in questo film vediamo un paese multietnico ma con delle tensioni ancora molto più risolte. Quindi volevo chiedere a che punto è l'integrazione in questo momento in Francia. Oui, c'est pas vraiment réussi. En fait, c'est un vrai sujet en France, en tout cas. Sì, effettivamente non è comunque una questione che sia risolta in Francia, non è molto riuscito, perché anche in questo caso si parla di un rifugiato in Francia. Surtout en ce moment où nous sommes en campagne présidentielle, donc ce sont les élections en France, et évidemment c'est à nouveau le moment pour certains partis d'évoquer les peurs, les haines, voilà, les différences. Et l'Algérie, puisque c'est ce dont il s'agit, est un sujet de mémoire, sans doute de repentance, de pardon, enfin est une relation qui est encore à construire avec le pays. Allora, sicuramente la questione dell'immigrazione, dei rifugiati e delle persone diverse, appunto, che vengono da altre parti del mondo, e soprattutto la questione algerina in Francia, per esempio, è stata fonte per molto tempo, ed è ancora fonte di, in un certo senso, di richiesta di perdono, ma anche di molti contrasti interni. E la Francia comunque non è un paese tranquillo da questo punto di vista, come ci può sembrare magari per certe cose, come si vede molto bene soprattutto adesso che sono in campagna elettorale per le elezioni presidenziali, ed è proprio il momento in cui certi partiti fanno pressione e tirano fuori le differenze, gli odi e le discrepanze tra le persone. Chiedo se tra il pubblico c'è qualche domanda, ovviamente, se volete rivolgere qualche domanda al regista. C'è qualche domanda. Posso parlare da qui? Arriva il microfono, magari altrimenti non ti sentono. No, vabbè, dai. Buonasera, buongiorno. La mia domanda è questa. Visto che il punto di partenza è la ricerca di questi sentimenti di fratellanza, di amore, come poi si è sviluppata invece l'idea narrativa del film, partendo appunto da questa idea, se c'è stata un'esperienza personale del regista, una ricerca, un momento che l'ha portato verso le tematiche della guerra in Afghanistan e il ritorno sui 70. Grazie. Oui, c'est un film, il y a beaucoup de recherches, mais c'est un film très personnel. C'est-à-dire, par exemple, Mounir, le personnage de Mounir, moi je l'ai connu, je viens d'une région, comme le film est un peu personnel, je vais vous parler un peu de moi. Je viens d'une région très agricole, donc très rurale, une province très rurale en France. Et quand mes parents se sont séparés, j'ai été séparé de mes jeunes frères. Donc devenu adulte, ça a été un peu une envie pour moi d'essayer de restaurer une fraternité à la fois avec mes frères, mais aussi dans mon travail d'écriture. Et c'est personnel parce que donc le paysan, c'est moi. Voilà. Mais Mounir, par exemple, quand ma mère a quitté cette région rurale et s'est installée dans une ville moyenne, dans une tour HLM, j'ai rencontré ces jeunes maghrébins que je connaissais pas en fait dans ma campagne. Pour répondre à votre question, il y a un vrai travail de recherche, de documentation sur les guerres, toutes les guerres, même Monte Cassino dont on parle dans le film. Mais c'est nourri de toute une quête personnelle et de souvenirs personnels dans ma trajectoire moi plus intime. Allora sì, è un film effettivamente molto personale, per cui siccome è un film personale vi parlo un po' di me. Io effettivamente vengo da una regione in Francia molto rurale, e quindi io sono il contadino che viene fuori alla fine, in sostanza sono io.
E diciamo però che il lato personale entra anche nel fatto che io sono figlio di genitori separati e quindi quando i miei genitori si sono separati io sono stato separato dai miei fratelli. E quindi nel corso della mia vita la mia voglia è stata, è sempre stata quella, e quindi anche dal punto di vista narrativo, di cercare, di ricercare questa fratellanza e di riunire in un certo senso la famiglia anche attraverso il mio lavoro. Poi c'è effettivamente una grande ricerca sulle guerre, su tutte le guerre, viene citato anche Monte Cassino per esempio durante il film, quindi c'è tutta una ricerca, ma anche sui personaggi, il personaggio di Munir per esempio, non lui personalmente, ma io ho conosciuto personaggi, persone come lui, quindi che magari sono arrivati in Francia a un certo punto, venivano da una città e sono stati catapultati in un'altra realtà, quindi c'è molto effettivamente, c'è molto di ricerca ma anche molto di personaggio. Semplicemente chiedere se ci sono dei film da cui ha preso ispirazione che comunque hanno aiutato il processo per dire voglio parlare di questo argomento, si può parlare di questo argomento in questo determinato modo, anche solo a livello narrativo, come raccontare la storia di un ritorno in una casa come. Quand on écrit un scénario, on parle évidemment beaucoup de soi. Il y a beaucoup effectivement de la vie personnelle, et puis il y a aussi beaucoup de mon amour du cinéma, c'est-à-dire pour les films noirs, le film de procès, le film de braquage, le film de romance, le film de fraternité, de brother. Et c'est des figures que j'avais envie de réunir dans un premier récit de film, et de le tendre avec une intrigue autour de l'opium pour tendre un peu le spectateur, pour qu'il y ait un peu une mise à nu, pour qu'on soit à l'écoute du premier discours qui est celui du partage de l'amour. J'ai revu la semaine dernière. Sì, in generale diciamo che in partenza della prima stesura che io ho fatto della sceneggiatura mi sono ispirato come brogliato di partenza a tutta una serie di film, cioè film noir, film processuali e contemporaneamente film che parlano di fratellanza in generale, appunto perché mi interessava per prima cosa portare lo spettatore su un certo tipo di tensione sul primo argomento del film. J'ai revu la semaine dernière et sorti à Paris une nouvelle copie des Fioretti de François d'Assise de Rossellini. Oui. Et les 11 Fioretti. Et comment on appelle ça? Et je ne sais pas comment on traduit ça. Enfin, j'ai revu un film de Rossellini autour de Saint-François. Et pour moi, même s'il a l'air loin de Sentinelle Sud comme ça, en fait c'est vraiment le cœur de cette émotion de partage et d'aventure collective qui m'intéressait, moi, d'essayer de raconter cette illusion là, ce rêve là chez cette fratrie de personnages masculins. Ho rivisto Francesco Giudare di Dio, che è uscito una copia recentemente restaurata in Francia, e mi ha fatto effetto proprio questo discorso della fratellanza e della fraternità, proprio quindi del gruppo, per cui mi sono voluto concentrare, mi sono reso conto che mi interessa molto concentrarmi proprio su questo argomento. Après, il y a aussi des choses qui se passent avec le tournage, par exemple India Air. Comédienne dans le film India, on a été interrompu par le Covid et on a repris 6 mois après, mais quand on reprend, cette comédienne India m'appelle en me disant je serai enceinte de 7 mois.
per quanto riguarda invece quello che questo fino a, di cui abbiamo parlato fino adesso è a livello di scrittura, di sceneggiatura, poi a livello di come abbiamo girato il film, effettivamente noi abbiamo iniziato a girare il film a un certo punto, la protagonista femminile, cioè ci siamo dovuti fermare per il Covid, e quando abbiamo ripreso a girare lei era incinta di 7 mesi. Et donc, je ne savais pas vraiment quoi faire, sauf que j'avais très envie de tourner avec cette comédienne, donc j'ai réécrit le rôle pour une femme enceinte, et ce qui était, encore une fois, c'est dans le sens du partage, de faire confiance avec la vie et de ce que donne la vie, et en fait, c'était très bien pour le film, parce que c'était un projet de famille qui devenait concret pour Christian, par exemple. E quando abbiamo ripreso appunto a girare, io comunque ci tenevo moltissimo a girare con quell'attrice, allora ho riscritto il ruolo per una donna incinta, e alla fine diciamo che ritorna un po' tutto in questo, anche nella tematica del film, della ricerca di una famiglia in un certo senso, quindi questo dare fiducia alla vita di questo bambino che doveva nascere, che alla fine è una creazione anche un po' di progetto di famiglia anche per Cristiano alla fine, quindi un po' gira un po' tutto. Un cerchio che si chiude. Ci sono altre domande del pubblico? L'ultima domanda, perché bisogna portare il tempo purtroppo. Buonasera, io mi riallaccio un po' a quello che già diceva, ha citato il Covid, quindi le chiedo quando ha cominciato a girare questo film, quanto ci ha messo, e se mentre girava la situazione dell'Afghanistan, che ha subito un aggravamento, come abbiamo sentito e letto tutti, ha in qualche modo influenzato il contenuto del film e il modo in cui veniva girato. Le Covid, oui, ça a été compliqué en Italie, je suppose aussi. En France, des tournages ont été interrompus. Après, quand on a repris, on n'a pas rencontré trop de difficultés. Ça s'est bien passé. L'Afghanistan, non, ça, le fait, le retrait, se retirer d'Afghanistan, ça n'a pas impacté vraiment le projet. Ce qu'on sentait en France, c'est que on avait passé 10 ans en Afghanistan et on avait fait 2 films, en fait, à peine, sur la guerre. Donc c'était important de s'emparer de ce sujet, de la guerre en général, et de le faire aussi en France et pas seulement aux États-Unis, parce que quand on pense aux films sur le retour de guerre, on pense surtout à une filmographie américaine et surtout le post-Vietnam. Donc c'était un bon matériau, un bon moment aussi pour s'emparer de ce sujet, quoi. Même si c'est le retour de guerre, c'est un sujet sur le retour de guerre, mais c'est avant tout un sujet sur la fraternité et le besoin d'aimer, quoi. Sì, il discorso che dicevamo prima del Covid effettivamente ha avuto un impatto grosso, perché ci siamo fermati con le riprese, dopo per fortuna però quando siamo ripartiti, dopo è andato tutto bene. Per quanto riguarda il discorso del ritiro dall'Afghanistan, diciamo che l'impatto non è che abbia avuto un vero e proprio impatto sul nostro film, però diciamo che forse la mia sensazione è che fosse un momento buono per farlo, perché in Francia la sensazione era che erano 10 anni che appunto c'erano le truppe in Afghanistan, ma in realtà sono stati fatti 2 film su questa situazione. E è una cosa abbastanza poco diffusa effettivamente in Francia, soprattutto quando pensiamo a dei film sul ritorno dalla guerra, noi pensiamo ai film americani in genere, che fanno, sono gli americani che fanno i film sul Vietnam oppure sul ritorno dalla guerra, e quindi diciamo che forse era un buon momento anche per fare un film del genere, anche se comunque ci tengo a sottolineare che comunque rimane un film per me soprattutto sul discorso della fratellanza, e quella guerra in Afghanistan è sullo sfondo. La mia idea è questa. E la guerra è un po' un sujet sans fin, parce que moi quand j'étais jeune c'était la Yougoslavie, nos aînés étaient allés en Indochine, puis en Algérie, enfin voilà. Donc la guerre est une habitude chez les hommes. Aujourd'hui c'est à Mariupol, et demain ce sera encore ailleurs. Donc la guerre est
Et j'ai lu même des choses très émouvantes sur des gars qui ne savent plus comment faire en dehors de la guerre, qui n'existent que dans la guerre, qui ne trouvent pas de bonheur ailleurs que dans la guerre, ailleurs que ce que la camaraderie qu'ils trouvent dans la guerre, dans le sacrifice de la guerre. E per quanto la guerra in realtà purtroppo è una cosa che è estremamente intrinseca al nostro vivere, al nostro essere. Quando io ero ragazzo c'era la guerra in Jugoslavia, per i miei genitori c'era stata l'Indocina, poi c'è stata la guerra in Algeria, adesso c'è la guerra in Ucraina e dopo sarà da qualche altra parte. E devo dire che ho visto e letto tante cose su persone, ragazzi che non hanno più ritrovato, non sono più riusciti a trovare una loro dimensione, una loro realtà al di fuori della famiglia che si crea in un certo senso in guerra, e quindi che vivono una situazione come quella che vive Cristiano nel film. Mi dispiace interrompere questo pianema, dobbiamo purtroppo fare il cambio sala, ma voglio ringraziare Fabio Cero per essere stato con noi per questo scambio.